chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO. Monsignore ci crede. A 83 anni, dopo essersi occupato a lungo del demonio, da 10 anni segue all'interno della chiesa il fenomeno UFO, intendendolo collegato all'esistenza di altri mondi abitati e di altre vite nell'universo. Salmo 23, primo versetto, e questa è esplicita: del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Questa è l'unica frase nella Bibbia, nell'Antico Testamento, dove si parla espressamente di altri abitanti. E anzi, le dirò che la parola universo nell'Antico e Nuovo Testamento c'è 66 volte.